Buongiorno a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, questo video speciale. Speciale perché? Perché finalmente la pagina ha raggiunto i 1000 iscritti. Eh sì, grazie, grazie a tutti voi che avete sempre creduto in me, non mi avete mai abbandonato e mi avete sempre supportato, nonostante ultimamente sia diventato un pochino latitante su YouTube. Però come già vi ho detto in precedenza, purtroppo con il mio nuovo lavoro da personal trainer, il tempo anche per me per diciamo dedicare a me stesso è molto poco, però non vi preoccupate, comunque non vi abbandonerò mai, quindi ancora grazie, grazie di cuore veramente. Voi non potete immaginare quanto mi possa far piacere e quanto mi possa far star bene questa cosa, che continuate a seguirmi, continuate ad iscrivervi al mio canale e continuate anche a farmi molte domande. Quindi ragazzi, oggi faremo appunto un nuovo video, un video speciale dedicato a tutti voi che non mi avete mai abbandonato, in cui farò un bel cheat meal. In cosa consisterà questo cheat meal? Cercherò, sperando, di riuscire a mangiare una mega pizza gigante. Allora, questa pizza gigante che prendo qua sotto casa è un po' particolare, ok? Perché è particolare? Perché non è come le solite pizze giganti che corrispondono a due pizze normali, ma sono circa due pizze e mezzo. Poi in più è molto carica di condimento. E adesso vi farò vedere un pochino quello che farò. Speriamo bene. Allora ragazzi, questo è il mio peso attuale prima della cena. 92 kg tondi tondi. E poi andremo a vedere come varieranno questi chili dopo il mitico pasto, sperando poi di riuscire a mangiarlo tutto. Allora, ho appena preso la pizza, adesso la andiamo a pesare. La peseremo prima così con il cartone. 1,534 kg. Poi, una volta finita, se ci riuscirò, peseremo solo la carta, così avremo bene il peso netto della pizza, levando la tara, cioè il cartone. Andiamo subito perché c'ho anche fame. Andiamo ad aprire. Vediamo un po' che bella pizza ho preso. Eccola, eccola qua ragazzi. Dunque, per farvi vedere la proporzione, questa è la mia mano. Quindi ho fatto una pizza gigante, l'ho divisa in due. Metà gusto, cosiddetta mediterranea, come potete vedere. È una sorta di margherita con l'aggiunta di pomodori secchi, ottima. E poi l'altra metà Halloween, fondo mozzarella con zucca, pomodorini pachino e naturalmente la pancetta. E adesso vediamo se riesco a mangiarla tutta. Naturalmente le cose vanno fatte bene e ho preso anche la birra. Allora, io inizio, buon appetito. Contrasto zucca e pancetta, fantastico, dolce e salato, ottimo. Vi devo confessare che sono circa 40 giorni che non faccio il cheat meal. Ma non è che ne sentivo così tanto il bisogno, devo essere sincero, perché comunque sono molto determinato a livello di testa e più che altro non mi sono abbassato con le calorie. Quindi diciamo il senso di fame non c'è durante la giornata, anche perché vi ripeto, mangio molto. La gola pure non è che influenza più di tanto, perché vi ripeto, sono molto determinato quando faccio le cose, però dopo 40 giorni ci vuole, eh? Non è che non ha disdegno. I cheat meal, se vanno fatti bene, se no non si fanno, eh.
quasi finita, sono rimasti due pezzi. Ce la posso fare. Veramente pieno, sono arrivato di cottura, ma non mi tiro indietro, l'ultimo pezzo non lo lascio di certo e me lo sparo tutto. Finita, vi faccio vedere, ecco, allora posso essere sincero, oggi sto in forma pratica, un altro pezzettino, anche due me li sarei mangiati, strano, ci voleva. Adesso andiamo a pesare il cartone, quindi andiamo a fare la tara, così poi la sottraiamo dal peso precedente e otteniamo il peso netto della pizza, così vi fate un po' un'idea di quello che sono riuscito ad ingerire in meno di un quarto d'ora. Allora andiamo a vedere quanto pesa il cartone, vediamo se ci riusciamo per benino. Sono circa 234 grammi, quindi 1,534 kg, che era il totale, meno i 234 grammi, ragazzi, abbiamo 1,3 kg. Quindi mi sono sparato 1,3 kg di pizza in meno di un quarto d'ora. Direi che non è male. Per concludere, vediamo il peso. Eccolo qua in diretta. Erano 92 kg, ragazzi. E qui sono 94 quasi, quindi ho preso esattamente 2 kg in meno di un quarto d'ora, direi che ci siamo, ottimo! Allora ragazzi, scherzi a parte, di nuovo grazie a tutti voi che mi supportate tantissimo e mi date la forza per andare avanti, specialmente adesso che è un periodo molto particolare della mia vita, diciamo che le cose si sono molto sistemate, ma comunque la fatica è tanta. Anche perché comunque oltre a seguire me stesso, quindi le mie esigenze, i miei allenamenti, devo seguire anche altre persone. Ma va bene così, è la mia vita, è stata la mia scelta, è sempre stata poi tra l'altro la mia scelta. Come già vi ho detto in video precedenti, per fare questo tipo di vita sono andato contro tutto e contro tutti. Tornassi indietro rifarei tutto, senza alcun problema. E quindi grazie a tutti voi che con il vostro supporto mi fate capire che avete apprezzato e che continuate ad apprezzare tutti i miei sforzi. Questo mi rende tanto felice e mi dà tanta soddisfazione. Questo video, ragazzi, è terminato. C'ho la panza che mi sta a scoppiare. Ci rivedremo presto in un nuovo video, in un nuovo vlog. Mi raccomando, continuate sempre ad allenarvi, seguite sempre le vostre idee, i vostri obiettivi e le vostre ambizioni senza tener conto di nessuna critica negativa, ok? Credete sempre in voi stessi e ricordate, never back down.